tre volte. Alla terza tornata ci sarà l'arrivo qui in Piazza del Plebiscito, quindi per chi non lo vedere lo sviluppo agonistico di Santa Lucia, una donna canzone napoletana della zona, potrete vivere direttamente il momento agonistico della mezza battuta. Mi fai levare per piacere. Partita! And race is run as the final for Williams Cup Racing. We are presenting you all the participants who are on the course now. Entered for the race from Australia, Anna Kelly and Samantha Phillips. From Austria, Carmela Stelfmoser. From Canada, Anne-Marie Simon. From China, we have teams Jimmy Kim, Li Shuyang and John Deschul. From the Czech Republic, Teresa Korchová. The race, and we have just won the match at 3:10.70 checkpoints. So we will know definitely who is leading at the 3 kilometer point, and then to see who in the teams who are leading. So 3:10.70. Il primo rilevamento al passaggio dovrebbe essere in circa il terzo chilometro. Quello del decimo sarà praticamente ufficiale perché rilievo previsto. Quindi avremo l'idea più chiara di quale sia la media, ma quest'altro, ma soprattutto lo sviluppo della gara, questa qua la parte di studio, ci si guarda, ci si confronta, ci si auspica dal punto di vista fisico per valutare la propria condizione in ragione dei lunghi 21.097 metri. Sono 29 minuti. Riteniamo di nuovo l'attenzione degli atleti della partenza, esattamente della France, sia il gruppo, e fa 10 minuti, non fa. Once again, we're asking all the men's participants of Craft Marathon to get immediately to the start area. All men participants of Craft Marathon, please get immediately to the start area. And we see men participants are gathering in the start area, and we invite all the athletes who want to start in the Craft Marathon to come to the start area. E per par condicio, così come abbiamo fatto per la gara femminile, l'applauso di Napoli agli atleti alla partenza. Pochi istanti a via. Attenzione. Partiti. Verso via Cesare Console, 300 metri in basso lato. Tutto in discesa, poi gli atleti da dietro, quindi sono andati 20.000, dovranno affrontarlo in salita, in lungo mare di Napoli, spettacolari. The remaining race from South Marathon, we get the report from the Thank you.
Grazie.
prima data attualmente in Australia in testa, con data anche lì, tutto parte di tutti, è il momento blu, è il momento importante, è il momento della selezione finale. Adesso chiudo maschera e via, adesso forse le 13 per quanto riguarda la gara femminile. Anzi sono al 15esimo di 9 del mezzo. Now we'll see the Japanese ladies leading the race between the two four Japanese teams. Taking us from Rick Castello, now we have Yuka Suzuki and Yuki Nagawa. Behind him a little bit the Chinese, and then the German as well, the Borussia Nagawa. So if the Japanese team is like this, they will get to this gold medal, not only in the gold silver crown, but also the team gold medal. Seems like yesterday the race won, and Japanese race won. Both podium, Frankie Gibbertson, and also the gold medal. So this is Australia, Japanese waiting in the back now to the chambers, so that's now getting clear that Japan is going to take all the podium. They're going to have the square to finish, for the finish area. And that will be a very tight finish actually for them, because three Japanese one by one coming to the finish line. A little bit in front, just a little bit in front is Ricky Castella, but it doesn't mean anything. They still have to go up because the finish area is a big up on the square, so they will have to go up to small hill. And we'll see going to look at the finish line. So getting really, really close. It's 1 hour 7 minutes. So Ricky Castella in the second position, Suzuki and Yuki Nagawa. But they are running one by one, so it's not definitely too strong in the winner now. They're approaching, they're quite soon, we will see them in a turning position, to the square, the race is smaller, the race is free to the square. And it's recommend that they can be so fierce to the first position to run out, so that Japan is getting the whole podium like yesterday. Quindi abbiamo avuto il podio tutto giapponese nella gara di marcia maschile e questa mattina rischiamo di avere podio tutto giapponese per quanto riguarda la mezza maratona di Suzuki. Giappone in testa, la gara individuale, naturalmente Giappone in testa della classifica squadre, doppia assegnazione di medaglia d'oro e in più. Si portano da casa quella d'argento e quella di bronzo. Thank you.
inside and since we turn left to approach the square for the finish line. Less seconds left to see the finish, but there are some immigrants have gained the public transport team. And we can't even see the chasers, the teammates, Oh my God!
some videos of Yuji Nomura, the gold medal also goes to Japan. And in second position, Tarsin Nakamura, getting his silver medal from Naples to Japan. Now we're waiting for the bronze medalists. Second point of the list of Chinese, Esther Dolce. I guess the camera is leading him, so it seems he'll take the bronze medal. Giappone, Giappone all'arrivo, si sono gli olivi. Il quando siamo 1:05:50 dal momento che la portella, la gamma della fatica si fa sentire, la disidratazione, l'affaticando.